Buonasera a tutti, bentrovati sulle Fonti TV. Siamo pronti con il nostro Le Fonti Fat Talks, appuntamento immancabile mensile che segue naturalmente il board della Federal Reserve, della Banca Centrale Americana. Oggi abbiamo tante informazioni da dare, oltre a quelle che sono le attese naturalmente per le decisioni di Jerome Powell e del board appunto della Banca Centrale Americana, perché è stata una giornata indubbiamente strana, al di là del fatto che i mercati attendono le parole del numero uno della Fed. Oggi è stata convocata una riunione straordinaria da parte della Banca Centrale Europea. Naturalmente questa era già la settimana delle banche centrali, c'è stata anche la Bank of England e poi la banca giapponese, però indubbiamente si è inserita nel discorso anche la Banca Centrale Europea. Tra poco andremo a ribadire anche cosa ha detto in questa riunione, cosa è emerso in questa riunione, però perché è stata una giornata un po' strana? Perché appunto con l'intervento della Banca Centrale per contrastare i rischi di frammentazione dei mercati finanziari dell'Eurozona e per limitare l'allargamento degli spread, è stato spinto al rialzo l'andamento delle borse europee che, dopo 6 sedute consecutive in rosso, perché ovviamente in queste giornate ci sono state delle giornate veramente pesanti nelle contrattazioni, hanno chiuso decisamente in territorio positivo. E non solo l'andamento delle borse europee ha avuto una performance brillante, per esempio Milano ha chiuso con un più 2,87%, poi naturalmente adesso faremo anche un giro di mercati sui nostri grafici, ma lo spread è sceso, di conseguenza anche il rendimento dei titoli di Stato italiani. E la prima domanda che viene spontaneo fare, anche a tutti voi che ci seguite, anzi l'occasione è per ricordarvi di intervenire durante tutta la nostra diretta. Siamo anche in diretta sui nostri social, quindi sulla nostra pagina Facebook, su LinkedIn, su YouTube, insomma avete tutti i modi possibili di comunicare attraverso le nostre live chat e il nostro numero di WhatsApp. Dicevo, la prima domanda che mi verrebbe da fare a voi e che farò anche ai nostri ospiti, anche se riguarda la Banca Centrale Europea, ma non era stato detto che non è compito della Banca Centrale controllare gli spread? Evidentemente i mercati la pensano in modo diverso. Questa è un po' una provocazione. Però facciamo così, andiamo subito sui grafici. Intanto io saluto Matteo che mi seguirà in regia e saluto tutti voi che siete già collegati. Partiamo dall'Europa e poi naturalmente andiamo su Wall Street, perché poi ci buttiamo sulla Fed. Attenzione, perché c'è in previsione, cioè si parla di un rialzo dei tassi di 75 punti base, e cominceremo a valutare che cosa potrebbe significare per i mercati questo rialzo dei tassi. Allora, come detto, il FTSE MIB ha chiuso con un 2,87%, il CAC di Parigi con un 1,35%, l'IBEX di Madrid ha chiuso con un rialzo dell'1,34%, il DAX di Francoforte chiude con un più 1,36%, il FTSE 100 con un più 1,20%, e i mercati americani sono tutti ben impostati al momento, sono tutti in territorio positivo. L'S&P 500 guadagna in questo momento l'1%, il Nasdaq guadagna l'1,78% e il Dow Jones lo 0,56%, quindi apertura, o meglio avvio di giornata e prosieguo di giornata sicuramente positivo, in attesa di Jerome Powell. Allora, torniamo ovviamente a parlare di quelle che sono le attese rispetto alla riunione della Fed, una riunione che, come tutte le altre, è importante, ma si pone in un momento assolutamente cruciale, così come la precedente, nella quale era stato avviato il primo rialzo dei tassi, 50 punti base, tutto in un colpo solo. Questo era il più consistente aumento dei tassi. Possiamo togliere il grafico, tanto adesso non ci serve, poi li andiamo a rivedere, grazie Matteo. Si tratta del più consistente aumento dei tassi in una riunione della Federal Reserve dal 2000, ma oggi perché è ancora più incisivo? Perché la scorsa riunione era stato scongiurato un rialzo dei tassi di 75 punti base. Jerome Powell in prima persona aveva detto che non era ancora il momento. Perché adesso si pensa che sia arrivato il momento e che possa accadere in questa riunione? Perché naturalmente ci si deve confrontare ancora una volta con l'inflazione. Già lo si faceva, ma venerdì scorso c'è stata questa brutta sorpresa. Dopo un leggero ribassamento proprio della percentuale di inflazione, che era scesa all'8,3%, naturalmente sempre una percentuale importante, è risalita all'8,6% e un record da 40 anni, quindi un'inflazione così non si vedeva da tanto tempo. C'è anche chi dice, poi comincio a salutare i miei ospiti, però queste sono un po' le
diciamo, i rumors che circolano negli ambienti finanziari, che se la Fed dovesse però decidere per questo rialzo dei tassi di 75 punti base, potrebbe essere in qualche modo simbolo di panico, cioè del fatto che non sappia gestire appunto questa inflazione che continua a galoppare. Dall'altra parte ricordiamo che deve essere sempre tenuta sotto controllo la crescita, quindi sarà anche interessante capire, in base alle previsioni economiche e a come naturalmente va il mercato del lavoro e c'è altri indicatori macroeconomici, come la Fed vede la situazione. Intanto i dati il nostro possesso più macroeconomico, sembrerebbe che l'America sia ancora lontana da quella che può essere considerata una fase restrittiva, però insomma bisogna prestare attenzione appunto al controllo dell'inflazione e al controllo della crescita. Insomma, abbiamo messo sul tavolo tanti elementi. Io saluto Peter Cardillo, che è con me per questa prima parte di trasmissione. Peter, è un piacere averti con noi, grazie. Grazie. Allora, dicevo, si potrebbe partire da tutti, da uno qualsiasi di questi elementi che abbiamo messo sul tavolo. Intanto ti faccio la domanda più banale, se vuoi, poi naturalmente andiamo più nel dettaglio. Tu cosa ti aspetti da questa riunione? Di quanto sarà il rialzo dei tassi? Io mi aspetto di un mezzo punto, non ho cambiato la mia idea, la ragione è semplicemente questo. Sì, è vero che abbiamo visto un'espressione sia nel CPI che nel PPI, infatti l'abbiamo visto ieri, che l'inflazione, diciamo, certamente non è ancora arrivato a un livello picco, anzi è aumentato ancora di più. Però io penso che la Fed vorrà essere un po' sicuro, diciamo, prima di aumentare di tre quarti di un punto, nel senso che il loro indicatore preferito è quello del PCI. Purtroppo il PCI viene post, diciamo, la riunione della Fed. Se poi ci dovesse essere un vero aumento annuale, diciamo, nell'indice del PCI, che effettivamente dà un quadro più ampio della situazione inflazionistica, allora la Fed senz'altro aumenterà probabilmente tre quarti di un punto in luglio, e potrebbe darsi anche un punto di percentuale. Però io penso che anche se ormai il mercato, sia il mercato obbligazionario che quello azionario, hanno già scontato un aumento di tre quarti di un punto oggi, sì. Io resto con mezzo punto. Mezzo punto secondo te, ma per te se dovesse invece verificarsi un rialzo di 75 punti base, concordi nel dire che darebbe un segnale un po' negativo da parte della Fed, cioè una Fed un po' nel panico con la fretta di agire? Beh, innanzitutto vorrei dire questo, se io dovessi avere ragione, penso che il mercato potrebbe reagire in una maniera negativa, sia il mercato obbligazionario che il mercato azionario, perché ormai i mercati vogliono che la Fed sia veramente dura con questa lotta contro l'inflazione. Ora, un aumento di tre quarti di un punto probabilmente non succederà nulla, e potrebbe darsi che possiamo vedere i massimi della giornata che abbiamo visto in mattinata. E certamente se guardiamo ciò quello che sta succedendo adesso con i rendimenti, vediamo che sono leggermente in calo da ieri. Quindi un aumento di 75 punti vuol dire che 75 punti basi vuol dire che probabilmente i rendimenti restano fissi attorno a questi livelli e il mercato azionario può saltare. Una cosa molto importante, ricordiamoci che oggi ci saranno tre cose da osservare. La prima, le previsioni del PIL, certamente da parte della Fed. Certo. Secondo, inflazione, forse più importante. E terzo, giustamente, la situazione nel campo di lavoro. Quindi, se dovessero dire che già incominciamo a vedere segni che il mercato di lavoro incomincia a rallentarsi, se dicono che l'inflazione aumenterà ancora di più, se bassano le previsioni
del PIL, è ovvio che è una conferma di ciò quello che abbiamo già detto da tanto tempo fa, che l'America va verso la recessione, che potrebbe accadere nel quarto trimestre di quest'anno, con una confermazione nel primo trimestre del 2023. Sì, ma infatti però ci sono appunto anche considerazioni che, correttissime quelle che hai fatto tu, no? Io ho, ovviamente ci sono diverse previsioni, diverse analisi, come dicevo prima, se ci basiamo sui puri dati macroeconomici, vediamo un'America, vediamo degli Stati Uniti che sono ancora, come dire, abbastanza ben impostati, no? Per esempio il mercato del lavoro non ha ancora cambiato direzione, eccetera, eccetera. Però secondo qualche anche economista autorevole, come l'ex ministro del Tesoro Summers, secondo qualcuno di loro si prevede invece una recessione nel breve periodo. Sì. Ed è, pare, un'analisi sempre più diffusa a Wall Street Sì, questa. per rispondere a questa domanda vorrei dire che sì, è vero che il mercato di lavoro rimane abbastanza forte, questo non c'è dubbio di questo, però se guardiamo alcuni macroindicatori, come abbiamo visto stamattina con le vendite al dettaglio, già un calo. Vero, Se vero. vediamo il settore immobiliare, vediamo che anche lì. Infatti, ieri, cioè stamattina, abbiamo visto che le domande dei mutui sono scesi quasi il 40% dall'anno scorso. Se Sotto le attese guardiamo. anche i prezzi import, insomma, un po' sotto le attese i dati effettivamente. Già abbiamo i primi segni di un'economia che rallenta e che rallenta fortemente. E quindi è indicativo del fatto che la recessione non è molto lontano. E dobbiamo essere sinceri, è chiaro che la Fed ha sbagliato in pieno e adesso si trova in un stato di panico e vogliono convincere i mercati che hanno tutte le misure possibili per combattere l'inflazione. Beh, purtroppo anche Sì, ho i miei dubbi. la Fed ha sbagliato perché ha considerato per troppo tempo questa inflazione transitoria. Ti faccio una domanda un po' da collegamento, visto che ho cominciato questa trasmissione parlando anche della riunione straordinaria di oggi della Banca Centrale Europea, che ha messo in atto questo scudo anti-spread che effettivamente ha rassicurato i mercati. È una domanda, ripeto, che parte da una decisione della BCE, ma che possiamo estendere a quelle che sono le mosse delle banche centrali. Anzi, due domande ti faccio, Peter. La prima è, beh, ancora una volta i mercati ci stanno dando conferma che si fidano solo di quello che fanno le banche centrali. Ora io lo dico in modo molto tranchant, ma ci siamo abituati per troppo tempo a questo. Seconda domanda, non era vero che non erano le banche centrali a dover controllare gli spread? Ripeto la seconda, non ho sentito bene la Ti seconda domanda. certo, ti ricordi quello che aveva detto Lagarde? Non sono le banche centrali che devono controllare gli spread. Sì, certo. Evidentemente, evidentemente non è così. Certo, riferisce appunto ai governi, no? È ovvio che i politici devono fare anche la loro parte, no? Questo è una logica. Però diciamo che la prima domanda, certo, siamo arrivati a un punto di credibilità per le banche centrali, però dovrei anche confessare e dire che questa volta è un po' diverso dalle altre volte, perché ci sono stati due fattori maggiori che hanno Sì. contribuito, diciamo, a questa inflazione. Prima, il Covid, almeno qui negli Stati Uniti. Hanno dato tutto, forse troppo assistenza, e quindi questo fa parte, diciamo, delle manovre da parte dei politici, no? Per sostenere l'economia hanno dato dei sostegni ai cittadini americani che non dico non era necessario e che era male. Però mi sa che l'amministrazione Biden ha superato oltre quello che dovevano dare. Primo. Ecco, sì. Secondo, la Fed responsabile perché
a continuare a stimolare l'economia, appunto per portare giù la disoccupazione in piena occupazione. Quindi è stato un sbaglio, ignorando sempre i segni di inflazione strutturale. Io dicevo già da un anno e mezzo fa che l'inflazione strutturale era già incominciato ad alzarsi la testa. Certo. E che inflazione transitoria, sì, c'era, perché se vogliamo dire... Sì, beh, poi è ovvio che forse è stato un mix di cose, anche perché però, come dici tu, il rialzo dell'inflazione si è verificato in tempi non sospetti. Cosa intendo dire? Che adesso, sai, attribuiamo questo rialzo continuo dell'inflazione alla guerra, al conflitto, alla situazione geopolitica. Sicuramente questo è un rialzo transitorio che andrà di pari passo con... Appunto, volevo dire, non soltanto il periodo di Covid, che giustamente ha fatto ritirarsi l'OPEC, cioè che OPEC è rimasta difensiva, tagliando la produzione per proteggere i loro interessi, no, è ovvio questo, e poi giustamente la guerra. Una buona parte di questa inflazione che abbiamo attualmente è realmente transitoria, perché a un certo momento, se ci dovesse essere un cessofuoco e una fine di questa guerra, con la recessione in vista, il prezzo del petrolio scenderà verso $60-70 al barile, e addio l'inflazione transitoria, come anche i prezzi agricoli. Assolutamente. Si rischia però, Peter, dimmi se sei d'accordo, che con questi interventi straordinari delle banche centrali, come ha fatto la BCE, oppure con interventi non troppo considerati, che possono essere considerati non troppo aggressivi o incisivi, perché la parola aggressiva ovviamente non piace ai mercati, interventi incisivi da parte della Fed e anche delle altre banche centrali, ci si possa sedere ancora, cioè, hai capito quello che voglio dire, no? Ci si possa abituare che comunque tanto le banche centrali ci sono sempre. In questo momento, appunto, considerato tutto lo scenario che abbiamo anche ricordato insieme, sarebbe giusto o sbagliato affidarsi ancora una volta alle banche centrali? O è il momento in cui bisogna proprio allentare il laccio, insomma, per dirla un po' senza girarci intorno? Sì, beh, io ho una lunga carriera qui a Wall Street, lunghissima, e una cosa ho imparato tanti e tanti anni fa è di non combattere mai la Fed, perché loro fine vinceranno sempre, o in un modo o in un altro vinceranno sempre. Però una cosa è certa, che di tanto in tanto la Fed perde la credibilità dei mercati, come è successo adesso. Ecco perché abbiamo visto i rendimenti ieri salire quasi al decennale, quasi al 3,5%. Questo è un segno che i mercati non hanno fiducia nella Fed. Ed ecco perché, appunto, dico, oggi la Fed deve assolutamente suonare l'allarma, dicendo che l'inflazione ha peggiorato, che devono fare del tutto per combattere l'inflazione, però nello stesso tempo devono essere un po' cauti. È vero. Altrimenti rischiano di creare una confusione nei mercati, ma soprattutto nel mercato obbligazionario. Assolutamente. Diciamo che ancora di più la chiarezza sarà di rigore, dovrà essere di rigore nella riunione, nella conferenza stampa, nelle parole di Jerome Powell. Tu prima accennavi anche giustamente alle decisioni e ai provvedimenti che sono stati portati avanti politicamente da Joe Biden. I due si sono visti in un incontro che è stato considerato abbastanza inusuale alla Casa Bianca il 31 maggio scorso. Sembra che appunto il piano anti-inflazione di Biden sia osteggiato e che Biden si stia un po' affidando a Powell, è così secondo te? Senz'altro, è l'opposto, diciamo, dell'ultima amministrazione, dove sentivamo il presidente Trump che stava sempre addosso la banca centrale. Questo invece
lascia correre, dice no, quello che è necessario lo facciamo. Quindi si affida tantissimo alla banca centrale, secondo me un gioco politico, però giustamente corretto. Certo, e un'ultima domanda, Peter, prima di salutarti. Oggi però abbiamo visto delle borse, come dire, mi verrebbe da dire splendere, perché l'Europa è riuscita a chiudere con una performance brillante dopo 6 ribassi consecutivi. Wall Street, mentre aspetta comunque Powell, è positiva. Questo non significa che c'è fiducia appunto in quello che potrà succedere, no? Io non credo che sia. Purtroppo, devo essere onesto, devo prendere anche la mia colpa, che io pensavo che avessimo già toccato il fondo nel mercato, perché 2-3 volte abbiamo toccato, cioè sull'S&P 3850, e tutte le volte siamo riusciti a rialzarsi da quei livelli. Infatti c'è stato un rally abbastanza notevole. Poi dopo di quello, giustamente, con il rialzo dei tassi, con i numeri macroeconomici, abbiamo visto finalmente la rottura di questo, e quindi ci troviamo in un mercato pieno orso. E quindi secondo me la discesa del mercato azionario ancora, cioè non siamo ancora arrivati a un fondo, che probabilmente il vero test sarà appunto oggi con le parole di Powell e con il comunicato. Ok. E allora, a proposito, intanto grazie Peter Cardillo, sempre utilissimo, che ritroveremo presto sulle fonti TV. Tra poco c'è proprio il comunicato, quindi lo attendiamo. Buona serata e buona giornata a te, e buona Fed, Peter, grazie mille. Grazie a voi. Grazie a Peter Cardillo. Appunto, a brevissimo avremo il comunicato, quindi capiremo insomma che differenza, intanto di quanto sarà questo rialzo dei tassi, perché è quello che è più importante. Poi se effettivamente vengono già evidenziate delle situazioni più sulla macroeconomia di previsioni e altri aspetti che la Fed si è sentita di mettere in evidenza. Andiamo in pubblicità e torniamo subito per il comunicato. Quando arriverà, noi ci saremo e lo leggeremo insieme, naturalmente con i nostri ospiti e con voi. Eccoci tornati in diretta. Allora, intanto saluto Alessandro Manunta, che sarà con me per questa parte di diretta, naturalmente anche per commentare un po' l'andamento dell'euro-dollaro e di altre eventuali valute che si stanno muovendo a seconda di quello che accade alla Fed. Ciao Alessandro, buona serata. Ciao Manuela, buona serata a te e ai telespettatori. Allora, leggiamo insieme il comunicato intanto, perché è uscito. Allora, guardiamo sul sito della Fed, intanto andiamo subito alla parte, guardate, farò un po' su e un po' giù, però insomma andiamo a leggere prima le parti importanti. Il comitato cerca di raggiungere la massima occupazione e inflazione, poi torneremo al discorso dell'occupazione, al tasso del 2% nel lungo periodo. A sostegno di questi obiettivi ha deciso di aumentare l'intervallo obiettivo per il tasso sui fondi federali dall'1,5 all'1,75%, e prevede che i continui aumenti dell'intervallo obiettivo saranno appropriati. Quindi continua naturalmente su, diciamo, fa sapere che poi continuerà in questo senso. Inoltre il comitato continuerà a ridurre le sue partecipazioni in titoli del tesoro e titoli di debito di agenzie e titoli garantiti da ipoteche di agenzie, come descritto nei piani per la riduzione delle dimensioni del bilancio della Federal Reserve. Alessandro, se vuoi commentare intanto, poi io prendo altri pezzi del comunicato. Sì, in realtà ci si aspettava qualcosa di meglio dalle previsioni per quanto riguarda il dollaro, e oltretutto, infatti, anomalia, l'euro sta scendendo rispetto al dollaro, probabilmente proprio perché sta andando a battere un minimo, ma magari ne parliamo meglio tra un po'. Comunque sicuramente ci aspettavamo un dato migliore, anche perché ci aspettavamo 0,5 punti in più per quanto riguarda il tasso di interesse. Esatto, quindi la Fed accelera la stretta, attenzione, rialzo da 75 punti base, siamo partiti non a caso da qui. Poi sì Alessandro, poi andiamo a vederlo graficamente l'euro dollaro, assolutamente, intanto era un primo commento a caldo. Andiamo su, vediamo come inizia il comunicato però della Fed, cosa si sono sentiti di mettere in evidenza. Allora, l'attività economica, sono partiti da qui, complessiva sembra
sembra essersi ripresa, poi vi chiedo se siete d'accordo, dopo il rallentamento del primo trimestre. Era un po' peraltro quello che dicevamo prima con l'ospite precedente, con Peter Cardillo, che gli indicatori ancora tengono lontano l'idea da una recessione imminente, anche se secondo qualche economista, anche illustre, la recessione invece potrebbe essere più vicina del previsto. Torniamo sul comunicato, i guadagni di posti di lavoro, ecco qui. Anche qui parlavamo un po' della situazione del mondo del lavoro, sono stati robusti negli ultimi mesi e il tasso di disoccupazione è rimasto molto basso, l'inflazione rimane elevata, riflettendo gli squilibri di domanda e offerta legati alla pandemia, quindi si fa riferimento ancora all'inizio dell'aumento dell'inflazione, l'aumento dei prezzi dell'energia, questa è la situazione geopolitica e le più ampie pressioni sui prezzi. Ed ecco qui. Si parla proprio dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, sta causando enormi difficoltà umane ed economiche. L'invasione e gli eventi correlati stanno creando un'ulteriore pressione al rialzo sull'inflazione e stanno pesando sull'attività economica globale. Inoltre è probabile che i blocchi legati al Covid in Cina aggraveranno le interruzioni della catena di approvvigionamento e quindi, insomma, è quello, è il rischio e la paura che abbiamo tutti, che possa far aumentare ulteriormente, che possa spingere ancora più in alto l'inflazione. Il comitato, ecco qui, è molto attento, guardate, lo mette proprio in evidenza, ai rischi di inflazione. Qui lo abbiamo appunto già visto. Ecco, su questo cosa ne pensi, Alessandro? Allora, si dice che sostanzialmente non c'è ancora il timore di una recessione così imminente. Tu sei d'accordo? Sono d'accordo su questo e secondo me, anzi, anche a livello tecnico era un po' tutto preventivato, se dobbiamo andare a vedere anche l'analisi ciclica. Quindi secondo me non ci sarà nulla a livello drastico, a livello di sicuramente di recessione, anzi per me i mercati sono pronti a rimbalzare e anche nel brevissimo periodo, quindi secondo me era necessario. Poi questo comunicato, il mercato si aspettava fondamentalmente uno 0,50% più sui tassi di interesse, cosa che non avviene. L'euro-dollaro, attenzione che sta scendendo. Allora guardiamolo subito, andiamo subito. Per secondo me è una grandissima finta. Ok, adesso mi spieghi perché, dopo torniamo sul comunicato, abbiamo un ultimo pezzettino da leggere, anche se poi le questioni più importanti sono già emerse. Allora sì, sta scendendo 1,0376, perché una finta, Alessandro? Ti spiego per diversi motivi, Emanuela. Intanto perché gran parte degli analisti si aspettavano un rimbalzo in zona 1,4, quindi un ottimo modo per far prendere più stop possibile e portarlo sotto. Punto numero due, perché a livello ciclico noi avevamo proprio un minimo da dover andare a battere alle 20, quindi se le 20 sono adesso in concomitanza perfetta con le notizie e la decisione sui tassi di interesse, che cosa accade? Accade che in realtà c'è un dato più negativo per quanto riguarda il dollaro di quello che ci si aspettasse, ma l'euro-dollaro sta scendendo. Sì. È chiaro che anche qua c'è qualcosa che non torna, quindi secondo me la discesa ci sta, perché la discesa porta il prezzo ad andare a battere un minimo ciclico che doveva andare a battere a livello settimanale. Battuta zona 1,36-1,35, quindi quello per me è il target di riferimento. Secondo me il rimbalzo ci sarà e sarà anche molto importante per quanto riguarda euro-dollaro nell'arco di una o due settimane. Lo vedremo ritornare magari anche di nuovo a 1,7-1,8. Per me questo è quello che ci possiamo aspettare dall'euro-dollaro. In più, da tenere in considerazione come cosa molto importante, ci sono diversi fondi posizionati al di sopra di 1,3. Quindi pensare che in questo momento l'euro-dollaro possa andare sotto 1,3, sinceramente faccio veramente fatica ad immaginarlo. Mm-hmm. Allora, intanto sto leggendo anche qualche messaggio, poi ti faccio un'altra domanda sull'euro-dollaro, sì. E poi andiamo a leggere anche l'ultima parte del comunicato e ribadiamo i punti fondamentali, se non che la Fed ha accelerato la stretta. Allora, il mio ospite precedente diceva, secondo me non azzarderanno a aumentare questo rialzo dei tassi oltre 50 punti. Anche un altro messaggio che leggo, peraltro da parte del nostro analista che saluto, Santeleone: concordo con Peter sui 50 basis point, la Fed non credo che stresserà il mercato più di tanto, in questo modo stresserà il mercato, quindi Alessandro? In questo modo stresserà assolutamente il mercato, ma lo stiamo già vedendo, perché il mercato in questi giorni
prima per la BCE la scorsa settimana, oggi con la Fed, e tutti questi giorni abbiamo avuto diverse conferenze anche da parte dei membri della BCE e poi della Fed, ci stanno facendo capire che c'è tensione sui mercati. I mercati sono nervosi e la volatilità infatti è assolutamente molto elevata, come non si vedeva da un bel po' di tempo. Quindi c'è tensione sui mercati e sicuramente questa notizia della Fed e la decisione sui tassi di interesse della Fed non ha aiutato a placare gli animi. E secondo qualcuno, appunto, questi 75 punti avrebbero potuto significare, e a questo punto ti chiedo se secondo te possono significare questo, un po' di panico, cioè il fatto di voler agire immediatamente, probabilmente anche perché per tanto tempo non si è fatto, no? Sai che si dice si è agito in ritardo e quindi adesso forse bisogna accelerare. Proprio a causa anche del dato sull'inflazione che venerdì ci ha sorpresi, perché le attese non erano per un rialzo ulteriore dell'inflazione, insomma. Assolutamente, e sono una serie di dati che ci stanno facendo percepire che le attese in questo momento non stanno venendo rispettate, quindi sicuramente c'è urgenza di accelerare i tempi, perché diverse decisioni non sono state prese, come hai detto tu bene, sono state prese completamente in ritardo e ora c'è un bisogno di accelerare, e sempre di più lo vedremo secondo me nelle prossime settimane, nei prossimi uno o due mesi, ed è per questo che io mi aspetto ancora una volatilità molto alta e una tensione molto alta sui mercati. Ok, allora c'è una domanda per te, così sì. Torniamo appunto sull'euro-dollaro, perché in realtà io volevo ritornare un attimino indietro a oggi pomeriggio, quando c'è stato l'annuncio della Banca Centrale Europea, no? Dello scudo anti-spread. In realtà lì abbiamo visto l'euro salire nei confronti del dollaro, quindi diciamo questo annuncio del meeting straordinario ha spinto al rialzo il cambio euro-dollaro, e quindi questo ti chiedo, dopo verrebbe da dirti, però in questo momento sta vincendo la Fed con le sue decisioni. Però ti leggo anche queste domande. Allora, ringrazio, ci sono tantissimi amici collegati che ci ringraziano anche per il servizio. Noi cerchiamo sempre, no, grazie a voi, perché poi lo facciamo tutti insieme. Allora, Alessandro scrive: ma il dato del rialzo è sopra la stima di 0,50, è a favore del dollaro? Scusate, sbaglio qualcosa? E un altro amico scrive: dovrebbe essere a favore. Cosa rispondi? In realtà il dato, noi ci aspettavamo, attenzione, perché anche su Investing oggi 1,50 poteva essere l'aspettativa sul dollaro, quindi ci aspettavamo un incremento dello 0,50 in realtà sul tasso, quindi no, non è positivo decisamente il fatto che non l'abbiano sollevato ed è rimasto a 1. Ok. E poi forse si sta accelerando in vista delle midterm, credete che Biden si presenterà con questo scenario economico? Allora abbiamo parlato prima proprio della connessione in questo momento molto forte che c'è, nel senso, tra Biden e Powell, nel senso che Biden si sta affidando, tu sei d'accordo quando si dice che Biden si sta affidando totalmente nelle mani di Powell? Perché? Perché mi ricollego anche, come dire, a questo messaggio di Davide che dice: credete che Biden si presenterà con questo scenario economico? Sarebbe molto dura per Biden. No, infatti non credo che lo farà. Anche quindi si affida a Powell, ecco, diciamo che il collegamento potrebbe essere questo, no? No, non farebbe una grinta fondamentalmente, se dovessimo vederla sotto questo aspetto. E poi teniamo conto anche che se guardiamo le correlazioni c'è un mercato completamente scorrelato, e questo sicuramente non fa bene, perché abbiamo un euro-dollaro che sta perdendo lo 0,38% in questo momento, una sterlina che sta guadagnando lo 0,50% sul dollaro, un'Australia che guadagna l'1% sul dollaro e un New Zealand che guadagna lo 0,27%. Questo che cosa ci sta facendo capire? Che fondamentalmente il dollaro in questo momento sta perdendo contro tutte le major, ma sta guadagnando punti sull'euro, e questa è un'anomalia, vi assicuro, perché sono estremamente correlati. Dunque, il dollaro in questo momento, come hai detto tu velocemente, adesso magari li faccio vedere anch'io i cambi che hai citato, questo è sempre l'euro dollaro, è giusto, teniamo questo, poi no lascialo pure Matteo, grazie mille, tanto è tutto work in progress qui, poi andiamo a riprendere anche gli altri cambi, sterlina, dollaro australiano, sì, che hai detto tu. Quindi il senso è che in questo momento il dollaro sta perdendo, giusto, nei confronti delle principali valute, ma sta guadagnando nei confronti dell'euro, giusto? Assolutamente. Cioè, l'euro-dollaro sì, lo stiamo vedendo. Adesso tu mi hai chiamato in causa, ripetimi i cambi che volevi monitorare tu con noi. Allora, GBP USD.
AUD/USD e NZD/USD. Ok, ecco, questa è sterlina contro dollaro. Effettivamente vediamo appunto la sterlina che sta salendo dello 0,60 nei confronti del dollaro. Vabbè, possiamo vedere anche il cambio inverso, insomma, dollaro-sterlina, appunto vedete il dollaro che sta scendendo dello 0,59. E poi dollaro australiano, giusto mi hai detto? Eccolo. Esattamente, qui. Le oceaniche, l'Australia e New Zealand. Esatto, adesso vediamo anche le New Zealand, questo è l'australiano che nei confronti del dollaro guadagna l'1,19 addirittura, quindi insomma esattamente. È un bel rialzo, e questo è il dollaro neozelandese nei confronti del dollaro americano che guadagna lo 0,43, il cambio a 0,6242. Anomalia dovuta a che, quindi, Alessandro? Anomalia dovuta assolutamente ad una manipolazione del mercato in questo momento e del prezzo, niente di più, niente di meno. Allora, teniamo conto una cosa che è importantissima ed è principale. Non solo ci sono le major, ma ci sono anche tutte le altre valute che sono quotate con cross minori. Mi viene in mente un esempio: euro contro sterlina, euro GBP. È inevitabile che l'euro, la sterlina, in alcune frazioni debbano guadagnare di più rispetto a un'altra valuta, perché altrimenti tutti gli altri cross non si potrebbero muovere, e penso che qui siamo tutti d'accordo. È chiaro anche che nel momento in cui il dollaro sta perdendo punti percentuali importanti contro la sterlina, contro Australian, contro New Zealand, parliamo dell'1,33% in questo momento dell'Australian contro dollaro, è impossibile che l'euro vada in questo momento a perdere così tanto rispetto a tutti gli altri correlati. Quindi questa è un'anomalia del mercato, perché nel momento in cui il dollaro perde contro tutta la maggior parte dei cross, che se noi guardiamo 260 giorni l'anno sono correlati tra di loro, l'euro dovrà necessariamente andare a riprendere il passo, cosa che oltretutto sta facendo, perché si è già portata al di sopra di nuovo di 1,4. Ecco qua, sì, guarda, andiamo a vederlo subito, hai ragione. Infatti dicevi sta facendo solo finta prima, no? Esatto. Quando l'abbiamo guardato, beh, effettivamente sì, anche se adesso sta scendendo ulteriormente. È ovvio che poi, finché probabilmente anche Powell non parlerà, continuerà in questo saliscendi, no? Da 1,04 sotto 1,04. Adesso siamo 1,0402, però appunto è il ribasso dello 0,14%. Sì, dimmi. No, bravissima, nel senso che, attenzione, perché poi tra 11 minuti ci sarà anche la conferenza di Powell, quindi ci sarà ancora molta volatilità nei mercati. Esatto. E da qua fino alle 9:30 per me la volatilità sarà molto elevata e ci saranno diverse oscillazioni, quindi esatto, un consiglio, esatto, magari, ecco, che mi sento di dare, specie a chi sta approcciando al trading in questo momento: molta attenzione a non farvi prendere dalle emozioni in questo momento, perché rischiate di fare delle decisioni sbagliate. Ecco, per completezza andiamo ancora un attimo sul comunicato, ci mancava proprio l'ultima parte, a parte per chi ha votato, insomma, questa politica monetaria, però giusto per leggerlo tutto insieme. Nel valutare, si dice, l'atteggiamento appropriato della politica monetaria, il comitato continuerà a monitorare le implicazioni delle informazioni in entrata per quelle che sono le prospettive economiche. Il comitato sarebbe pronto ad adeguare opportunamente l'orientamento della politica monetaria qualora emergessero rischi che potrebbero impedire il raggiungimento degli obiettivi del comitato. Ovviamente, quando parliamo di obiettivi, inflazione del 2%, è un po' quello che ha detto anche la Lagarde la settimana scorsa, cioè, chiaro, adesso abbiamo rialzato i tassi ulteriormente, se dovesse l'inflazione darci ancora brutte sorprese penseremo a come fare. Insomma, non è che la strada è avviata, però, Alessandro, il problema è che poi la strada è fatta da tanti ostacoli, è bella in salita, esatto, è bella in salita con tanti ostacoli, quindi non ci facciamo mancare niente. Le valutazioni del comitato terranno conto di un'ampia gamma di informazioni, comprese le letture sulla salute pubblica, le condizioni del mercato del lavoro. Su questo sarà interessante ascoltare Powell, che ha sempre messo in relazione effettivamente i cambi della politica monetaria della Banca Centrale Americana con anche giustamente quelle che sono le situazioni del mercato del lavoro americano, le pressioni inflazionistiche, beh, ovviamente questo sono sempre in evidenza, e le aspettative di inflazione e gli sviluppi finanziari e internazionali. E l'ultima domanda, poi ti saluto, Alessandro, beh, ma quella che ci riporta un po' invece a quello che è successo al cambio euro-dollaro nel pomeriggio, quando la Banca Centrale Europea, giusto per dare un po' di adrenalina ai mercati, però insomma è stata, diciamo che questa riunione improvvisa è stata quella che ha dato linfa vitale ai mercati europei, che hanno chiuso assolutamente con un'impostazione ottima, peraltro dopo 6 sedute consecutive al ribasso. Dicevo, lì c'è stato un impulso forte, no, che è arrivato al cambio euro-dollaro da questa decisione dello scudo antispread.
Sì, intanto perché era una conferenza assolutamente non prevista, quindi è stato comunicato stamattina e quindi già quello ha mandato in totale subbuglio i mercati. Punto numero due, importantissimo, è andato a prendere 1,5, quasi fintando la rottura di 1,5, e quello in vista delle notizie di oggi poteva essere un segnale che potrebbe aver spinto qualcuno a comprare stamattina. Okay. Altra cosa importante, dove poi loro invece hanno chiuso gli ordini, è un movimento che soprattutto su euro dollaro si fa spesso, andare a prendere i massimi di giornata per poi scaricare giù durante le notizie quando c'è la Fed piuttosto che la BCE, quindi tutto nella norma, è un movimento veramente che ciclico che ripetono veramente spessissimo gli istituzionali. Altra cosa, è andato adesso a battere un minimo che è il minimo che noi abbiamo ritrovato anche il 13 di maggio, che è questo di 1,3 e 60, 1,3 e 6. Ora, che cosa c'è da capire qua? Che due cose fondamentali. A me interessa più che l'analisi tecnica capire dove c'è la liquidità. Sì. Oggi loro hanno, gli istituzionali hanno posizioni importanti al di sopra di 1,3, quindi non hanno in questo momento nessuna intenzione, nessun interesse a far sì che il prezzo vada sotto 1,3, e in scadenza con le opzioni dopodomani loro hanno una grandissima quantità di posizioni pendenti al di sopra di 1,5, quindi c'è tutto l'interesse in questo momento di riportare l'euro dollaro almeno 1,5. Ok. Allora Alessandro, inutile anticipare troppo perché dobbiamo aspettare le parole di Powell. Ci siamo quasi. Esatto, continuano a scrivere i nostri amici che saluto. Alvio dice Powell, Biden, tutti burattini, ma sentiamo che cosa dice comunque. E poi, beh, un amico scrive, ma io vedo i tassi a 1,75, mi hanno clonato il sito. Allora, il rialzo è stato dello 0,75, come abbiamo detto, erano le attese più forse, non so se usare la parola temute, più anche che qualcuno magari considerava improbabile, no? Perché appunto si pensava a un rialzo di 50 punti. E peraltro ricordiamo che è il maggiore rialzo dal 1994, non lo dicevamo anche in apertura, il mercato e tutti noi anche, no? Perché il mercato è fatto da uomini, ormai si è abituato a tassi bassi, a tassi pari allo zero, e questo è non solo appunto adesso si comincia in questo iter di rialzo dei tassi continuo proprio per il controllo dell'inflazione che non accenna a diminuire ma anzi è aumentata, in più abbiamo questo rialzo bello potente che non si vedeva dal 1994, situazioni peraltro economiche diversissime dagli anni 90 a oggi, quindi insomma è tutto assolutamente da relazionare. Alessandro Manunta, io ti ringrazio tantissimo, invito i nostri amici a prendere contatto con te per avere ulteriori informazioni, anche per seguire le tue analisi, e noi ci ritroviamo presto sulle fonti TV. Grazie mille Emanuela, buona serata e buona conferenza. Grazie anche a te naturalmente.